il calcio. È tornato il calcio. E come poteva tornare il calcio senza che tornassero le mie bestemmie? Come? Sta pure storto. Perché d'altronde non c'è quarantena che tenga, no? Non c'è quarantena che tenga! Non c'è quarantena che tenga. Che bello, che bello. Ah, ciao ragazzi, è merito del vostro Simon Interista. Io devo distruggere qualcosa, devo distruggere qualcosa, ma non posso perché tutti stanno dormendo, quindi sveglierei praticamente mezza casa. E quindi non posso, ma io ho della rabbia repressa dentro. Della rabbia repressa dentro, non ha fatto neanche rumore per fortuna. Dio santo, per non dire qualcos'altro. Siamo fuori dalla Coppa Italia. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso, perché già... Già Dio, ah, che bello, adesso dobbiamo... Siamo ritornati dalla quarantena e già dobbiamo rimontare la partita. Beh, già da quello si poteva immaginare, no? Adesso però voglio fare un piccolo appunto. Innanzitutto, non, in questo video è molto probabile che io dica delle castronerie, per non dire altro. Perché la partita, diciamo che sono uscito, la partita l'ho vista in mobilità, diciamo, tra virgolette, quindi l'ho vista col telefono un po' a spezzoni, se vogliamo dirla così. Quindi, diciamo, non ho visto, non ho fatto un'analisi proprio dall'inizio alla fine, non farò un'analisi completa, però una cosa la voglio dire. Eravamo in vantaggio 1-0 con il gol di Eriksen dal calcio d'angolo, no? Che tu dici, cazzo, ti ha fatto un gol da calcio d'angolo. E c'era gente che diceva che Eriksen era finito, che era un pippone. Vabbè, intanto ti fa gol da calcio d'angolo al secondo minuto, va bene. Siamo in vantaggio per 1-0. Io ho detto, se dobbiamo fare sotto 2-0, perché almeno siamo più tranquilli. Perché se ci fanno un gol, almeno siamo un po' più tranquilli. Ma ovviamente non lo facciamo, non lo facciamo, perché noi le partite, a noi le partite fa schifo chiuderle, ci fa schifo chiuderle le partite. E quindi prendiamo l'1-1. Ma non è tanto il prendere l'1-1 il problema, è come l'hai preso l'1-1. Da un rilancio del portiere Insigne a campo aperto. Tu adesso mi devi veramente spiegare, no? Che cosa avevi nel cervello quando Ospina ha rilanciato il pallone? Me lo devi spiegare, perché non è possibile che in un lancio dalle retrovie Insigne sta da solo davanti al portiere. Non esiste, non esiste proprio. Abbiamo preso un gol da Polli, poi tanto per cambiare Mertens era vicino all'Inter, no, aveva già firmato Mertens, tutti i giornali, Mertens è dell'Inter, no? Complimenti all'Inter, colpaccio Mertens. E poi ha rinnovato con il Napoli, Mertens ovviamente oggi ci purga. Noi siamo riusciti a prendere un gol del genere. Un gol a difesa schiena. Cioè, mi dovete spiegare com'è possibile prendere un gol del genere. Insigne, io me l'ho distratto un minuto, un secondo, mi giro, trovo Insigne da solo davanti alla porta. Spiegatemi com'è possibile questa cosa. Me lo dovete spiegare. Che poi... Ovviamente tutti potranno dire, va bene, abbiamo giocato meglio, abbiamo attaccato di più, abbiamo avuto l'occasione. Certo, quando è il punteggio? 1-1. Quindi a me che cazzo mi serve che abbiamo avuto l'87% di possesso palla o che abbiamo fatto 270 passaggi contro 80 e poi comunque siamo usciti dalla Coppa Italia? Cosa mi è servito? A niente. Perché magari tu un errore hai fatto in tutta la partita e un errore e quell'errore ti è costato. Tu hai fatto quell'errore e ti è costato. Abbiamo perso, non abbiamo perso oggi, ma come se avessimo perso, esattamente come all'andata. Identico, abbiamo fatto esattamente la stessa cosa dell'andata. Raga, all'andata uguale, il Napoli faceva catenaccio e tu lo sapevi che avrebbe fatto catenaccio, lo sapevi. Il Napoli che fa catenaccio si chiude dentro l'area di rigore e riparte perché lo sa fare bene. Tant'è che il tridente che ha messo Gattuso era un tridente leggero, Politano, Mertens, Insigne, quindi insomma te lo potevi già aspettare che facessero il contropiede, no? Loro hanno fatto il contropiede
E ci hanno purgato con due tiri nello specchio, perché loro due tiri nello specchio hanno fatto fondamentalmente. Poi sì, hanno avuto anche altre occasioni, ma io non ho visto parate di Handanovic incredibile. Io ho visto la parata di Ospina, certo, perché Ospina contro di noi giustamente deve diventare Miracospina, Miracolo Spina, chiamatelo come cazzo vi pare. Giustamente, contro di noi deve fare il miracolo, e beh. Ma oggi sia chiaro, raga, oggi abbiamo perso per colpe nostre, eh? Perché il gol che abbiamo preso è da polli, ma da polli, da polli. Poi lasciate perdere, ma il Napoli ha fatto il catenaccio, il contropiede, una squadra di catenacciari. Intanto la squadra di catenacciari ci ha mandato a casa. E che vuoi dire? Gli vuoi dire, che schifo, se l'avessimo fatto noi, grande Inter che si è difesa, ha resistito, Che vogliamo dire? Che vogliamo dire? All'andata abbiamo perso uguale, abbiamo fatto la stessa figura di merda all'andata, la stessa figura di merda all'andata col Napoli catenacciare noi, ma abbiamo fatto i tiri in porta, ma abbiamo avuto l'occasione, ma qua, ma là, intanto hanno vinto 1-0 e al ritorno uguale, stavamo a vincere 1-0 e non siamo riusciti a chiudere la partita. E ci sta proprio che bene, ci sta proprio che bene, e ci sta proprio che bene. Non posso fare analisi purtroppo sui singoli giocatori perché, ripeto, la partita l'ho vista un po' così a spezzoni, quindi non ho potuto vedere benissimo i giocatori. Ho visto una marea di falli, ragazzi, veramente, certi proprio al limite della decenza, una marea di falli, veramente. Ma, cioè, veramente, deluso. Come abbiamo finito, abbiamo ricominciato, né più né meno, raga. Come abbiamo finito, abbiamo ricominciato, né più né meno. È finita anche lui. Abbiamo perso anche l'ultimo obiettivo che potevamo raggiungere, perché obiettivamente, raga, lo scudetto lo vedo molto difficile attualmente, perché, cioè, che cosa vuoi vincere lo scudetto? Sei a meno 9 dalla Juve, se non sbaglio? Meno 9, se non sbaglio, qualcosa del genere. Comunque stai a una marea di punti. E la Coppa Italia era probabilmente il trofeo più raggiungibile perché insomma mancavano due partite, la semifinale di ritorno, questa che abbiamo perso, e la finale, basta. Potevi tranquillamente vincerla se magari ti andavano bene tutte e due, invece no, adesso c'è rimasto solamente campionato, Europa League. L'Europa League tanto la snobberemo perché noi siamo fatti così, snobbiamo l'Europa League perché non è la Champions, tanto lo so che la snobberemo, raga, quanto ci scommettete? Io lo so già, poi stiamo contro il Getafe, capirai, il Getafe che ripeto, post-Covid, c'è tutto da vedere. Però il Getafe non stava andando male, è terzo in classifica, se non sbaglio. Era terzo in classifica in Liga, quindi c'è poco da fare, ragazzi, c'è poco da fare. Io sono sicuro che la snobberemo l'Europa League. E poi c'è rimasto il campionato. E poi c'è rimasto il campionato, che obiettivamente è un obiettivo molto difficile in questo momento. Anzi, quasi impossibile, perché tu dovresti vincerle quasi tutte. Cioè, voglio vedere cosa faremo adesso. Voglio vedere cosa faremo. Ma diciamo che avevo intenzione di fare uno sfogo, però un po' perché non volevo svegliare la gente in casa mia, un po' perché è la prima partita dopo il coronavirus, quindi la voglio anche abbonare, però sta di fatto che anche oggi abbiamo perso un altro obiettivo importante. Grandi ragazzi! Come al solito, ragazzi, io qui invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa partita, però come al solito invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace Instagram, qualsiasi in descrizione. E addio Coppa Italia un'altra volta. E anche quest'anno si vince l'anno prossimo. Dai! Ma vaffanculo, va.